politica, di economia, ma ci parlano di sfide culturali, di questioni che hanno una valenza religiosa, che hanno a che fare con il cattolicesimo, questo grande spirito di universalità radicato nel Vangelo. L'informazione è fondamentale. Poi è chiaro che non c'è solo l'informazione, perché qualcuno potrebbe dire, ma allora che dobbiamo fare? Ci hai detto che rischiamo di essere paternalisti, no? Di guardare i poveri dall'alto verso il basso. Allora, domenica, durante la giornata missionaria mondiale, non dobbiamo mettere niente nella busta? Perché questa poi è la preoccupazione di qualche parroco. Lo direi di più dei miei superiori. E la risposta è questa. L'importante è capire che quello è un gesto di solidarietà. Ma quello che ci viene chiesto innanzitutto e soprattutto è di mettere in discussione il nostro modus vivendi, il nostro stile di vita. Lo dicevo prima, no? La nostra è una società molto mercantile, dove il consumismo lo mangiamo come il pane, lo respiriamo come l'aria, lo beviamo come l'acqua. Acquisizione di nuovi stili di vita significa fare tesoro di quella sollecitazione che tempo fa ci venne dai vescovi italiani: contro la fame cambia la vita. Educare alla mondialità, ai nuovi stili di vita, significa capire che non possiamo fare come il ricco e bulone. Cioè, è inutile che mandiamo l'offerta ai missionari che lavorano nel Burkina Faso e poi regaliamo il cellulare al figlio che va all'asilo. Perché c'è qualche genitore demente a cui io sospenderei i diritti umani, i diritti civili. No, i diritti umani non li possiamo sospendere, ma i diritti civili sì. C'è qualche genitore che regala il telefonino al bimbo perché lo deve sentire quando sta in classe. Io quei genitori sospenderei i diritti civili, perché quelli sono genitori pericolosi. Io a volte quando entro in certe stanze, davvero sto male, recentemente sono entrato nella stanza di un bimbo, il figlio di due miei amici, reduci dalle missioni, tutte e due sono stati per anni volontari nelle Afriche. Finalmente questi hanno fatto il bimbo. Allora sono andato a vedere il bimbo. Allora, per raggiungere il bimbo nella culla, ho dovuto fare lo slalom in mezzo ai regali. Cioè, quella stanza era un parco giochi. Questo fregnetto che stava dentro la culla, a occhio e croce, ci avrà avuto 9 mesi, 10 mesi. Io mi sono chiesto tra me, questo quando ci avrà 10 anni, 15 anni, che cosa potrà desiderare? Cioè, ce ne rendiamo conto? Ma i ragazzi di adesso? Ci rendiamo conto, sì, con i ragazzi di adesso, perché sono quelli che sono cresciuti. Eh sì, ma riflettiamoci su questo. È per questo che dico, stiamo attenti a promuovere la beneficenza, no? Qui tutti dobbiamo avere il coraggio di metterci in discussione, non c'è nessuno che possa dire che non c'entro.